Siamo qui al Mobile World Congress 2012 nello stand LG per presentare il nuovissimo LG Optimus View, uno smartphone che è un crossover, come piace definirlo a noi, con display da 5 pollici di diagonale con risoluzione 1024x768 pixel. Ovviamente una definizione molto molto alta che ci permetterà, anche grazie al rapporto di aspetto da 4 terzi, di riuscire a visualizzare al meglio le pagine internet piuttosto che le nostre riviste, oppure magari vedere le nostre fotografie. La particolarità di Optimus View è che in soli 8.5 mm è lo smartphone LTE più sottile al mondo, ma soprattutto che immaginiamoci per esempio di essere in giro per lavoro, dobbiamo prendere una nota, prendere un appunto al volo, abbiamo a disposizione un tastino sulla parte superiore dello smartphone che ci permette di iniziare a scrivere direttamente sulla home screen in cui siamo posizionati, quindi possiamo scrivere, prendere appunti in maniera molto immediata e molto semplice, utilizzando ovviamente tutti i tool che ci mette a disposizione l'interfaccia, quindi potendo selezionare anche la dimensione del tratto oppure il colore e anche la possibilità di eventualmente nascondere il nostro background per avere proprio un foglio. All'interno della confezione ci sarà anche un pennino di tipo Rubber Dium che permetterà di essere ancora più precisi e di controllare lo smartphone non solo per la parte, diciamo, grafica di appunti, ma di utilizzarlo in qualunque delle sue funzionalità. Quindi una volta creata la nota possiamo ovviamente salvarla e possiamo eventualmente condividerla anche sui social network oppure attraverso Facebook piuttosto che Google Mail eccetera eccetera, mandarla a tutti quanti i nostri contatti. Per tornare nella modalità normale basta semplicemente premere sempre il tastino Instant Note e siamo a utilizzare il nostro smartphone. Uno smartphone che ha un cuore dual core, naturalmente un dual core da 1.5 GHz, attualmente gira Gingerbread, verrà lanciato a marzo in Corea, poi nel momento in cui arriverà in Europa sarà naturalmente con Ice Cream Sandwich. Dunque la domanda adesso è sicuramente quando arriverà in Europa e quando arriverà in Italia. Ecco, per l'arrivo in Europa dobbiamo attendere il quarto trimestre di quest'anno, quindi da ottobre in poi. Per quanto arriverà in Italia invece dobbiamo attendere sicuramente che le reti siano pronte. L'LTE infatti è la nuova tecnologia che permetterà di navigare in download a oltre 300 megabit al secondo oppure di caricare in upload a oltre un 100 megabit al secondo. In Italia il bando delle frequenze si è concluso verso la fine dell'anno scorso e attualmente gli operatori sono intenti nel mettere in piedi la rete. La cosa importante è che nel momento in cui la rete LTE sarà pronta in Italia, LG ci sarà con Optimus View.